persone sorridenti e aumento della produttività. Ecco la sfida che attende le aziende che intendano essere realmente competitive sul mercato. Ma qual è la ricetta per rendere felici i lavoratori e ottimizzare il proprio business? Sembra proprio che il segreto per poter definire il benessere organizzativo di un'azienda sia racchiuso in due ingredienti chiave: welfare e smart working. Il benessere organizzativo parte dal fatto che l'azienda vada bene e quindi è molto importante che il business funzioni, che l'economia funzioni, che l'azienda vada bene. Poi uno potrebbe dire che è il gatto che si mangia la coda, perché c'è chi dice che le aziende che vanno bene sono quelle dove c'è benessere organizzativo. Credo che questo sia un rebus irrisolvibile. Il benessere organizzativo si misura soprattutto, oltre al fatto che un'azienda vada bene, sul fatto che ci sia un clima che favorisce da parte dei dipendenti una reale partecipazione, un reale appropriarsi del proprio lavoro. Oggi come oggi è sempre più importante per i dipendenti sentirsi imprenditori di se stesso e per le aziende avere delle persone di cui hanno fiducia e che sanno che sono imprenditori di se stesso. Per questo le tematiche come quella dello smart working, del welfare che affronteremo nel nostro convegno in questa seduta sono molto importanti, perché sono basate su una revisione organizzativa basata sulla fiducia, e la fiducia dà benessere organizzativo. La generazione dei millennials non è più interessata tanto al tema della retribuzione in sé per sé, quanto alle condizioni lavorative e di benessere all'interno dell'organizzazione. Quindi questo significa che la nuova sfida per le aziende che vogliono, diciamo, competere nella ricerca dei talenti nel futuro è quella di puntare su questi temi, quindi sul benessere delle persone all'interno dell'organizzazione. Questo per noi di RWA si traduce in welfare aziendale e in smart working, che vediamo come due facce della stessa medaglia. Welfare aziendale è la possibilità di retribuire in modo accessorio i dipendenti attraverso dei premi che non vengono erogati in denaro, ma vengono erogati in beni e servizi welfare. Smart working significa per noi non solo fare in modo che il dipendente possa lavorare da un luogo diverso dall'ufficio per alcuni giorni a settimana, ma significa trovare i meccanismi per cui si ridefinisce il rapporto di lavoro tra capo e collaboratore, e quindi andare a utilizzare l'occasione dello smart working come un modo proprio per ripensare all'organizzazione e alla cultura aziendale. I risultati di questa operazione, quindi il welfare aziendale e lo smart working congiunto, tipicamente ci dicono che i dipendenti più difficilmente lasceranno l'azienda, saranno più orgogliosi di far parte della propria organizzazione e quindi saranno anche molto più motivati e molto più produttivi nel lavoro. Sì, innanzitutto secondo noi il benessere organizzativo passa attraverso il benessere individuale e quindi abbiamo iniziato a focalizzarci su degli strumenti che consentano già al singolo lavoratore di star bene sia fisicamente, quindi un coach, un preparatore atletico, che possa, diciamo, aiutare in un percorso di benessere proprio fisico, a delle sedute ergonomiche piuttosto che a delle mense aziendali con dei menù studiati apposta, con dei bilanciamenti, diciamo, dei valori nutrizionali adeguati, a, diciamo, un benessere chiaramente legato alla conciliazione di cui tanto si parla, vita privata e lavoro. Noi la chiamiamo work-life integration, non ci piace chiamarla work-life balance, ormai con le tecnologie di oggi l'integrazione è piena, ma degli strumenti di smart working, di orario flessibile, diciamo questo tipo di paniere, di beni e di servizi possono aiutare a star meglio in azienda, a vivere il lavoro diversamente, mettendo quindi al centro le persone, che possono in questo modo dare un contributo senza troppo sacrificio della vita personale, ma con il sorriso, aumentando la produttività, essendo una facilità ad essere anche più presenti in azienda, e possono dare il loro contributo a quello che poi di fatto è il business che interessa a tutti. Abbiamo il compito di individuare delle soluzioni, delle tipologie di servizio che possano andare incontro non quindi ai fabbisogni di un'impresa piuttosto che di un gruppo o di singole persone, ma di un intero settore. E questo lo facciamo nella formazione e abbiamo un'attenzione ovviamente al middle management. E rispetto al benessere organizzativo ci sono due aspetti su cui noi stiamo focalizzando particolarmente la nostra attenzione. Uno è relativo allo smart working, è un vero strumento, diciamo, che mette insieme bisogni delle persone e bisogni delle imprese e le risolve più che egregiamente, tant'è vero che questo primo punto si lega strettamente al secondo, che è quello del welfare aziendale.
stiamo anche promuovendo delle iniziative formative nell'ambito del welfare aziendale. Ciò che noi ci chiediamo è quale ruolo potrebbe svolgere il quadro intermedio, quindi il middle management, nel pensare a un nuovo tipo, no? nel farsi mediatori, no? di bisogni, e farsi mediatori anche di una crescita della consapevolezza della domanda delle persone rispetto a dei bisogni di welfare. Troviamo sempre di più questo abbinamento tra sperimentazione di modelli di smart working e sperimentazione di servizi di welfare aziendale.